Allora, c'è un allarme democratico, l'hanno lanciato Scalfari su Repubblica, Battista sul Corriere, uno dice per forza basta vedere quello che succede in America rispetto all'Italia, in America per sapere chi vince bisogna aspettare la notte delle elezioni, in Italia invece lo sappiamo già 6 mesi prima di andare a votare, non vincerà nessuno perché c'è una legge elettorale che dà il premio di maggioranza a chi raggiunge addirittura il 42,5%, cioè non vince nessuno, o meglio, vince l'unico che non si candida, cioè Monti. Che è già un bell'allarme democratico, però questo invece a Battista e a Scalfari non sta affatto male, c'è ben altro che li allarma. Battista denuncia addirittura l'editto di Grillo come un pericolo per la democrazia partecipata, l'Unità parla di editto, il giornale parla di editto bulgaro, insomma abbiamo Grillo che fa l'editto della lanterna. Il duce genovese, scrive Battista, fa linciare e accompagnare alla porta la consigliera comunale Federica Salsi dopo che ha partecipato a Ballarò e, dice Battista, in TV ci può andare solo il capo onnipotente e chi sgarra fuori dalle scatole. Fuori dalle scatole mica tanto perché per fortuna la consigliera continua felicemente a fare la consigliera, mentre Grillo che voglia andare in TV tutto da solo non si capisce dove visto che manca dalla TV da circa 20 anni. E poi non è che ha detto niente TV, ha semplicemente detto fatevi intervistare ma non andate nei talk show, e lo dice da quando fa politica, quindi i suoi candidati forse lo sapevano prima di essere candidati. Io peraltro li capisco, capisco chi vuole fare quello che gli pare, andare dove vuole. Come si fa ad andare dove si vuole? Basta non iscriversi al Movimento 5 Stelle, a nessun altro movimento e a nessun altro partito che abbia delle regole, così nessuno ti impone delle regole. Ci sono persino dei club che prescrivono ai loro iscritti l'abito scuro. Io non ce l'ho, non voglio mettermelo, voglio vestirmi come mi pare, e quindi che cosa faccio? Non mi iscrivo al club dell'abito scuro, perché se poi mi iscrivo, mi candido, vengo eletto e prendo lo stipendio, è dura poi dire no all'editto dell'abito scuro, perché? Perché lo sapevo prima. Se l'editto bulgaro fosse questo, meno male, ma l'editto bulgaro fu un'altra cosa. L'editto bulgaro fu un presidente del Consiglio che controllava con i suoi uomini la RAI, disse la RAI non deve più far lavorare Biagi, Santoro e Luttazzi e fu immediatamente obbedito. Se anche Grillo ordinasse di chiudere i talk show non lo obbedirebbe nessuno, perché? Perché non controlla nemmeno una televisione di quartiere e soprattutto non è presidente del Consiglio, ma Grillo non ha detto di chiudere i talk show, ha semplicemente detto non ci vado e non ci mando i miei, perché lì ci vanno già i politici dei partiti e non vuole che la gente li confonda. Si ispira a una massima di Arthur Bloch che diceva non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza. Ecco, no. Io non so se sia giusto o sbagliato mettere questi divieti, so che sono affari di Grillo e dei suoi candidati e so anche che è legittimo e per fortuna non c'è una legge che imponga di andare ai talk show o nessun reato prevede il leso Ballarò o il leso servizio pubblico. Invece per Battista Grillo è un problema democratico perché non va in televisione, anche per Scalfari Grillo è un problema democratico, ma per il problema opposto, perché è sempre in televisione, questo scrive Scalfari. Il fenomeno consiste nel fatto che Grillo non vuole nessun patto, andare in TV e rimbrotta, anzi scomunica i pochi tra i suoi seguaci che trasgrediscono all'ordine. Non vuole andare in TV perché sarebbe costretto a confrontarsi e a rispondere a domande e non vuole. Vuole soltanto monologare. Ma qui forse Scalfari confonde Grillo con Monti, con la Fornero e con gli altri ministri che dovrebbero rispondere anche alle trasmissioni non allineate come la nostra e invece non si sono mai fatti vedere. Aggiunge Scalfari. Conclusione. Beppe Grillo gode di una posizione mediatica incomparabilmente superiore a quella di qualunque altro leader politico di oggi e di ieri. Ed è difficile perché i politici vanno proprio in tutte le trasmissioni, dalla prova del cuoco alle previsioni del tempo. Una posizione che non gli costa nulla, neppure un centesimo, e gli garantisce un ascolto che si ripete fino al prossimo comizio, del quale sarà lui a decidere il giorno, l'ora e il luogo. Ecco, Grillo pretende addirittura di scegliere il luogo e l'ora dei suoi comizi senza fare nemmeno una telefonata a Scalfari per sapere se ha nulla in contrario. E poi aggiunge Scalfari, quale sia il programma del Movimento 5 Stelle rimane un mistero, almeno per chi non sa cliccare sul blog, sul loghino programma Movimento 5 Stelle, che non è un granché, ma esiste proprio, basta cliccare. Eppure Scalfari sa navigare nel web perché ha scoperto una cosa terrificante. Dice, sul suo blog, uno dei suoi seguaci ha già costruito la futura architettura politica. Al Quirinale Di Pietro, capo del governo e ministro dell'economia, Beppe in persona, De Magistris all'interno, Ingroi alla giustizia, Saviano all'istruzione. Quest'ultimo nome, cioè Saviano, dice Scalfari, sarebbe una buona idea, ma penso che il nostro amico non accetterebbe mai quella compagnia, se no che amico sarebbe. Per gli altri invece c'era da rabbrividire e chi può farebbe bene a espatriare.
cioè con Berlusconi al governo, Mancino e Schifani al Senato, Violante e Casini alla Camera, Tremonti all'economia, Mastella, Castelli e Alfano alla giustizia, Maroni, Mancino e Amato all'interno e la Gelmini all'istruzione, si stava tutti tranquilli. Ma se fai i nomi di De Magistris, di Pietro Ingroia, magistrati per giunta incensurati, c'è da rabbrividire e da espatriare. Intanto l'unico che espatria è Ingroia. Anche Di Pietro non è che se la passi bene, l'abbiamo visto, eppure negli ultimi giorni, per citare Scalfari, ha una posizione mediatica che non gliela insidia nessuno, nemmeno Grillo, tutti parlano di lui. Credo che ne avrebbe fatto volentieri a meno di questa posizione mediatica, perché è bastata una puntata di Report per sfasciargli il partito, il che dovrebbe far riflettere Grillo sul fatto che la televisione non è mica tanto morta se fa ancora tutti questi effetti. Non è colpa di Report, l'abbiamo visto, sono anni che la Gabanelli fa inchieste senza fare sconti a nessuno e non è mai successo niente, mai nessuno che se la sia filata una denuncia di Report come di altre trasmissioni. L'unica puntata che è stata ripresa da tutti a edicole e reti unificate è proprio quella su Di Pietro, che come abbiamo visto riciclava delle storie già vecchie e dava la parola ad alcuni ex senza precisare troppo bene che erano già stati giudicati diffamatori da sentenze della magistratura, condannati a pagare danni. Quel consulente, che era un geometra molisano chiamato Perito e parlava di 54 proprietà, roba che nemmeno il sultano del Brunei, non si è detto che in realtà appunto non erano tutte case, ma in gran parte erano i terreni ereditati dal padre, per non parlare addirittura delle stalle e della porcilaia. Ecco, invece di verificare bene questa cosa, il giorno dopo giornali e TV hanno costruito una verità mediatica che ha portato a credere a 56 case, mentre stranamente la successiva puntata di Report, bellissima, su Comunione e Liberazione, non se l'è filata nessuno. Non sarà che Comunione e Liberazione serve ancora, anche per il futuro, mentre qualcuno ha deciso che Di Pietro non serve più, la butto lì, chissà se è vero. Sta di fatto che la posizione mediatica da sola non garantisce voti, dipende da quello che ti dicono in quella posizione mediatica. Eppure Scalfari è ossessionato dalla posizione mediatica di Grillo, tant'è che fa anche un suo piccolo editto. Dice: resta da capire perché mai alcune emittenti TV si siano trasformate in amplificatori di questo populismo eversivo. Perché lo fanno? Ecco, perché la 7 non chiude servizio pubblico che diffonde roba eversiva? Il perché, se lo risponde lo stesso Scalfari, è chiaro. C'è un piano che ha illustrato Flores d'Arcais sul Fatto, e Scalfari lo riassume così: Grillo sfascerà tutto, manderà tutti a caso in galera, da Napolitano a Bersani, Alfano, Casini, Berlusconi, D'Alema, Bossi, Monti, Passera, Fornero, Montezemolo, tutti, la palingenesi, poi verrà finalmente il partito d'azione, sarà un partito di massa e con chi? Ma naturalmente con Travaglio, Santoro e tanti altri che hanno in testa disegni così ardimentosi, a me sembrano alquanto disturbati. E altro non dico, e meno male che non ha detto altro, perché già disturbati non è male. Ma c'è ancora di peggio, perché Grillo fugge dalla TV, ma le televisioni lo inseguono, lo riprendono, lo trasmettono. In verità Grillo sfugge anche ai giornali, e i giornali lo inseguono, lo riprendono, lo raccontano, lo citano, anche Repubblica, si chiama informazione, perché quando la facciamo noi è una roba brutta. Se i video, perché poi non basta mica, ancora un'altra denuncia di Scalfari, la rete è gremita di video su Grillo comiziante e monologante, registrando milioni e milioni di contatti. Cioè, se i video di Grillo li vedono in tanti e i video degli uomini di partito non li vede nessuno, di chi è la colpa? Ma di Grillo, naturalmente. Forse, la butto lì anche qua, non ci sarà un'opinione pubblica che non è rappresentata dai partiti e dalle televisioni che la riflettono e che quindi trova sfogo in rete, visto che in televisione non ha una voce? La butto lì. Che cosa dobbiamo fare? Chiudiamo il web fino alle elezioni? Mettiamo la par condicio al web? Ogni video di Grillo deve essere seguito da un video di Sgarbi che lo insulta? Oppure adottiamo un'altra soluzione, che potrebbe essere un'idea: suggerire a Monti una nuova tassa. Chi guarda un video di Grillo deve poi guardarne obbligatoriamente anche uno di Bersani, uno di Casini e uno di Alfano. E se guardi tre video di Grillo scatta la progressività dell'imposta, cioè c'è l'obbligo di leggere almeno un intero editoriale di Scalfari o un monito di Napolitano integrali, oppure la corazzata Potionkin in lingua originale con i sottotitoli.